L'economia dell'area dell'euro ha ristagnato nel quarto trimestre del 2022 ed è stata evitata la contrazione attesa in precedenza, lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel bollettino economico. La domanda interna del settore privato ha però registrato un brusco calo. L'elevata inflazione, le attuali incertezze e le condizioni di finanziamento più stringenti hanno compresso i consumi e gli investimenti privati, che sono diminuiti rispettivamente dello 0,9 e del 3,6%. Secondo lo scenario di previsione della BCE, l'economia dovrebbe segnare una ripresa nei prossimi trimestri. La produzione industriale dovrebbe aumentare con l'ulteriore miglioramento delle condizioni dell'offerta, la continua distensione del clima di fiducia e lo smaltimento dei numerosi ordini inevasi da parte delle imprese. L'incremento delle retribuzioni e il calo delle quotazioni energetiche compenseranno in parte la perdita di potere di acquisto che molte famiglie avvertono per effetto dell'inflazione elevata. Inoltre, il mercato del lavoro continua a mostrare vigore. Secondo le proiezioni della Banca Centrale Europea, l'inflazione rimarrà elevata ancora a lungo. Il Consiglio direttivo monitorerà la situazione per eventuali altri interventi sui tassi di interesse. La difficoltà di reperimento del personale nel 2022 ha riguardato il 40% delle assunzioni. Tenderà ad aumentare ulteriormente anche per l'accelerazione della domanda attesa come effetto degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con i dati del sistema informativo Excelsior, Unioncamere ha stimato i costi per i diversi settori dell'economia derivanti dal minor valore aggiunto prodotto a causa dell'inserimento ritardato delle professioni difficili da trovare sul mercato del lavoro. Considerando una tempistica di difficoltà di reperimento compresa tra 2 e 12 mesi, si è stimata per il 2022 una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, pari al 3,1% di quanto generato complessivamente dalle filiere dell'industria e dei servizi inserite nell'indagine. Il costo del mancato incontro tra domanda e offerta rischia di aumentare nei prossimi anni anche a causa dei trend che stanno già cambiando il mercato del lavoro, la transizione digitale e green e l'andamento demografico. È atteso infatti un aumento dei flussi pensionistici e quindi delle uscite dal mercato del lavoro, oltre a una riduzione del numero di persone in età lavorativa per l'invecchiamento della popolazione. Il turismo di lusso registra una crescita costante in tutto il mondo, nonostante le incertezze legate a inflazione e aumento dei costi. Il mercato rappresenta un driver di ricavi primario per il settore, anche se di nicchia si prevede un rimbalzo più veloce rispetto al turismo in generale. L'Italia è tra le mete top per i viaggi di lusso e prende parte alla Duco Travel Italy, dove è presente Enit con Toscana Promozione. L'offerta di alloggi di lusso come ville, castelli e resort è stata la categoria che ha registrato la maggiore crescita, con un aumento del 12% rispetto al 2019. I turisti provenienti dall'estero sono stati oltre 3 milioni nel 2022, con una spesa media di 4.000 euro a persona. L'Italia si conferma tra le destinazioni preferite, grazie alla sua ricchezza culturale, artistica e paesaggistica, nonché alla qualità della ristorazione e dell'ospitalità. In particolare le città d'arte come Firenze, Venezia e Roma continuano a essere le mete più ambite, seguite dalle località costiere e montane di prestigio. Il viaggiatore di alta gamma, inoltre, è sempre più attratto dagli hotel a 5 stelle che offrono tecnologia avanzata in ambienti ecosostenibili. I turisti che trascorrono notti in hotel a 5 stelle sono quasi 12 milioni. La BCE, come previsto, ha aumentato ancora i tassi di interesse, che arrivano ora al 3,5%, a dispetto delle fibrillazioni che hanno coinvolto i mercati azionari per effetto dei casi SVB e Credit Suisse. Due situazioni che spaventano non poco, anche se per fortuna la mina più grossa, quella del fallimento della banca svizzera, è stata subito disinnescata dalla banca centrale, che ha messo sul piatto 50 miliardi di franchi svizzeri per non farla affondare.